Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Con le riunioni delle commissioni permanenti è ripresa l'attività legislativa dell'Assemblea. Intanto l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha visitato a Chiomonte il cantiere della TAV Torino-Lione. La delegazione dell'Assemblea ha riscontrato che l'attività del cantiere procede regolarmente e ha rivolto l'attenzione soprattutto verso i sistemi di protezione per evitare intrusioni e sfondamenti. La visita si è conclusa con l'incontro con i tecnici responsabili. Valerio Cattaneo, presidente del Consiglio regionale. Il Consiglio regionale è fermamente presente qui in questo cantiere perché vuole rafforzare e riaffermare i sentimenti di vicinanza e di solidarietà a chi qui lavora e alle forze dell'ordine, e abbiamo voluto riaffermare quello che abbiamo più volte affermato all'unanimità con atti di indirizzo e con mozioni del Consiglio regionale. Mario Virano, commissario straordinario TAV. Quello che mi sembra essenziale e ribadire questo senso di fronte a chi vorrebbe creare situazioni di emergenza, che i lavori proseguono, che le maestranze sono determinate e che le istituzioni sono vicine. Ricevuta a Palazzo Lascaris una delegazione di funzionari del Parlamento di Bosnia ed Erzegovina. La visita rientra nel progetto di cooperazione europea che vede il Consiglio regionale del Piemonte come modello di riferimento nella gestione della documentazione nella pubblica amministrazione. Fabrizio Comba, vicepresidente del Consiglio regionale. Questo potrà confermare il motivo di relazione che la nostra regione vuole intrattenere e lo spirito di amicizia e solidarietà con i paesi vicini. Sala gremita al Cinema Massimo di Torino per la proiezione del film Tutti a casa di Luigi Comencini con Alberto Sordi, introdotto dal video l'8 settembre a Torino, una testimonianza di Paolo Gobetti. L'evento, organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con Comune e Provincia di Torino e Ampi, ha aperto le celebrazioni per il 70° anniversario della Liberazione, che termineranno il 25 aprile 2015. Roberto Placido, vicepresidente del Consiglio regionale. Parti d'Italia diverse hanno salvato la dignità del nostro paese, riscattandolo poi con la resistenza, la liberazione e la Costituzione. Un film che rende veramente l'idea di quella grande confusione dopo quella immane tragedia. Legni di essenze pregiate e raffinati decori contraddistinguono i mobili barocchi di Pietro Piffetti. Al re degli ebanisti ed ebanista di re Carlo Emanuele III è dedicata la prima rassegna monografica con due sedi espositive a Palazzo Lascaris e nel museo della Fondazione Accorsi Ometto. Raccontare 40 anni di storia della regione attraverso i dati pubblici è l'obiettivo di Piemonte Visual Contest, concorso per designer, sviluppatori, scuole e aziende, realizzato dal Consiglio regionale del Piemonte in collaborazione con il consorzio Topics. Il concorso si divide in due categorie, infografica e visualizzazione dati, e premierà i migliori 3 lavori di ogni categoria. Ed è tutto dal Consiglio regionale, appuntamento alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.